fa 8,27, almeno una millette ci vuole, sbaglio prof? Assolutamente no, comunque Fabrizio era appena dietro a Lorenzo Randazzo, credo fosse il secondo degli scannellatori, credo. Quindi Fabrizio, mi raccomando, ho segnato il tuo nome, la prossima volta la iniziamo con una milletta, mi raccomando. Nel frattempo vedo una cosa bella e non sei tu, prof. Quindi... No, ciao Sveva! Ciao ragazzi! Ciao Sveva! Bentornata, bentornata! Ogni tanto appaio! Bene, vedo una bella magliettina addosso, ma che bella! E a proposito della magliettina, che basta violenza sulle donne, io faccio parte di questa squadra, le cicliste.eu, da pochi mesi. Ho deciso di aderire a questa squadra più che altro per la campagna che loro portano avanti, perché non portiamo avanti solo basta violenza sulle donne, ma altri messaggi molto importanti come il no doping, quindi per uno sport leale e pulito, anche la sicurezza del ciclista sulla strada, perché deve giustizia a tutti quei ciclisti che magari in strada hanno subito magari un incidente. E purtroppo ce ne sono tanti. E io sono contenta di promuovere questi messaggi che ritengo che sono fondamentali. Assolutamente, quindi allora ripetiamo, basta violenza sulle donne, ma violenza solo al prof Cutolo. Quindi questo è l'hashtag che racchiude un po' il tutto. Sveva, com'è andata stasera? Nel frattempo vedo quello maccione del Greg nudo lì dietro. Sì, c'è, te. Nudo, ma c'è. com'è andata ragazzi, dai? Allora, io ho accusato ancora un po' il colpo da martedì con le gare di TRL, pesanti quelle, gambe, belle toste, quindi le gambe si sentono, però va bene, perché poi c'era la salita e quando c'è la salita io recupero e sono contenta. E là lo spogliarellista invece cosa dice? Cosa dici tu? Ma insomma, io in salita avevo solo l'obiettivo di non farmi prendere da Sveva per orgoglio, e ce l'ho fatta, ma per pochissimo, quindi sono contento. Guarda, sei ormai sei proprio da sbattere via, Greg. Sono pronto. A una certa età, ragazzi. Ormai sei diventato anche te un boomer come noi, quindi ritirati. Io non me l'aspettavo la salita, perché ho chiesto a Sveva, ma com'è stasera la gara? E lei mi risponde, ma sono 16 chilometri, sono piatti, vieni che ti diverti. Sì, cosa vuoi che sia? Ma io non ho guardato il percorso per quello, ho detto, ma sì, è Macquarie Island, via, è piatto. Allora, questa è la regola del vero scannellatore seriale, cioè mai guardare il percorso, come viene viene, esatto. se no ragazzi è troppo semplice, è andata bene così. Comunque Greg, mai fidarsi delle bionde, ricordati. Mai. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ragazzi.